È tutto pronto qui al Pala Favoccia, la quinta giornata di C-Gold tra Metaformia Basketball e Cestistica Civitavecchia, due delle capoliste di questo inizio di campionato. Andiamo immediatamente a vedere il roster ospite con il numero 4, Andrea Campogiani, numero 6, Leonardo Bezzi, numero 7, Simone Rogani, numero 8, Lorenzo Bencini, numero 9, Vincenzo Luca Bottone, numero 11, Mattia Gianvincenzi, numero 13, Tage Amadou Dembélé, numero 15, Girolamo Luca Quondam, 21, Jamel Vaughn Morris, numero 35, Michael Jared Moore, coach Lorenzo Cecchini, il suo vice Ferdinando De Maria. Dall'altra parte il Metaformia Basketball agli ordini del coach Gianni Rocco, del suo vice Filippo Di Maio. Numero 3, Alfonso Sorrentino. I giocatori stanno facendo il loro ingresso sul parquet per la presentazione. Numero 4, Matteo Caridà. Numero 6, Giorgio Di Rocco. Numero 8, Giovanni Coronini. Numero 10, Pablo Ariel Rodriguez. Numero 12, Gianluca De Meo. Numero 13, Nicola Munic. Numero 14, Domenico Carboni. Numero 16, Alessandro Porfido. Numero 20, Angelo Done. Numero 23, Iotis Di Mambro. Numero 33, Lucio Gattesco. Arbitri Alessandro Fornaro di Mentana e Simone Salvatori di Roma. Riprese la sfida con l'esterna 2 di RTG, che è già all'opera con le formazioni una di fronte all'altra per andare ad affrontarsi in una giornata importantissima, dove sono arrivati già i primi risultati. Meno di 4 minuti in questo momento, 3:30 a palla 2 allo scadere del cronometro, che indica quanto manca per riscaldarsi ai due roster per prepararsi al meglio a palla a 2. Un Formia che finora ha vinto tutte le proprie gare del precampionato, così come Civitavecchia, che ne ha disputate di meno non prendendo parte alla Coppa Lazio, nella quale il Metaformia è approdato ai quarti di finale, che si disputeranno sempre con il sistema di andata e ritorno nella metà del mese di novembre. Ci sono da qui a quel momento tre partite, compresa questa, da disputare al meglio. La prima è sicuramente molto ostica, Civitavecchia definita come una delle due gatte da pelare più importanti di questo raggruppamento da parte dell'ambiente formiano. Un Formia che è iniziato a sprombattuto, ma sicuramente si trova davanti una squadra attrezzata per fare bene, che ha subito di meno, ha segnato di più e dunque ha i galloni di favorita, gioco forza. E poi c'è anche quella questione, quella vecchia questione, vecchia 2 anni, con il Civitavecchia che vinse la finale playoff di 2 anni fa, impedendo al Metaformia di salire in C-Gold. Formia che è rimasto in C-Silver per un altro anno, ha vinto lo scorso anno il campionato, ha stradominato il campionato lo scorso anno e dunque poi ci è salita lo stesso, trovando ora un Civitavecchia profondamente cambiato in alcuni dei suoi interpreti, anche se alcuni giocatori sono rimasti gli stessi. Ma Civitavecchia ha avuto l'opportunità di cimentarsi già con l'ambiente della C-Gold per poi attrezzarsi nel modo in cui quest'anno si presenta, con i galloni di una delle favorite. Intanto si sono giocati già 3 anticipi nella giornata di ieri. Nel sabato della quinta giornata, Fondi ha battuto Lazio 94-69, vittoria di Frascati 7-7-5-8 su Sora. San Paolo Ostiense, che ha fatto valere il fattore campo su Anzio vincendo di 10, 75-65. Anzio ancora soli 2 punti, sconfitta nella scorsa giornata proprio da Formia con un 85-77 sul parquet romano. Formia che ora si deve apprestare a effettuare una prestazione convincente, fatta di concentrazione e di molta dedizione, molto impegno in tutti i suoi componenti, sfruttando le qualità dei componenti del proprio roster e cercando di limitare il più possibile quelle del roster di coach Cecchini. Gli arbitri
sono prontissimi, fanno rimbalzare il pallone prima di dare poi il via alle ostilità. Si danno il 5 giocatori formiani con Caridà, Porfido, Coronini, Odone, pronti a fare il loro ingresso in campo. Il quinto giocatore dovrebbe essere Gattesco, che si sta allacciando una scarpa. Finisce il countdown verso questa sfida e dunque è tutto pronto per partire con questo primo pallone. Manca solo la cestistica Civitavecchia, che entra ora in campo con Moore, numero 35, numero 9 Bottone, numero 21 Morris, numero 7 Rogani e numero 4 Andrea Campogiani. Questi i 10 che dunque prenderanno il via con il saluto tra i due coach, coach Di Rocco e coach Cecchini, e la prima palla che vedrà probabilmente Lucio Gattesco contro Michael Moore. L'arbitro scodella il pallone in aria, Moore prende il primo pallone, c'è un fischio a stoppare tutto, bisogna rifare. Dunque Chuck 2, di nuovo Gattesco contro Moore. Palla in aria, Gattesco tocca per Porfido, Porfido difende bene il pallone, Odone, Porfido potrebbe già riscaldare la retina, non ci riesce sul tiro da tre, prima occasione dopo pochissimi secondi per il Metaformia, che ora deve difendere dal primo tentativo della formazione ospite. Il passaggio del pallone tra le mani di Moore, poi si gira benissimo Rogani, anzi Bottone, col numero 9 e mette i primi due punti della sfida. Coronini, il pressing su di lui asfissiante di Campogiani, passa la metà campo la palla in qualche modo. Coronini per Odone, il tiro da tre, il ferro Gattesco tirato fuori dal rimbalzo, poi Civitavecchia, Bottone, Bottone fuori, finta prima il tiro, poi continua a girare palla Civitavecchia, intercetta Formia, Coronini per Porfido, Caridà si butta dentro, Caridà scarico fuori per Coronini, poi Odone ancora la frenata, cerca il pallone appoggiato a canestro, non riesce, ancora Campogiani, poi dall'altra parte per il 5-0 di Michael Moore, anzi 4-0, palla che era dentro la linea dei tre punti, dunque da due. Prova ad andare Coronini, sotto per Gattesco, si sblocca anche Formia, 2-4, 8-20 sul cronometro, arrivano già i primi punti. Con la palla per Morris, poi Rogani, il tiro, il ferro, il rimbalzo di Odone che poi aspetta che Morris se ne vada per poi buttargli il pallone addosso, sostanzialmente sbagliato il passaggio, Morris non si è accorto della palla, se non all'ultimo non avrebbe potuto fare di meglio, ha intercettato, e allora palla per Formia. Coronini, passaggio per Porfido, lo scambio ancora con Coronini, la palla in mezzo, Gattesco però non può arrivarci, troppo isolato e troppo marcato in questo caso. Morris dall'altra parte non perdona, 7-2, Civitavecchia inizia col turbo, entrambe imbattute in stagione, una delle due cederà questo particolare scettro al termine di questi 40 minuti di gioco qui al Palafavoccia. Coronini, riparte Coronini, se ne va senza fallo su di lui, il tiro fuori misura, poi ancora Gattesco impossibilitato a intervenire, Morris prova ad andare a solo, Coronini, Morris riesce a trovare altri due punti, time out,
9-2 Civitavecchia, 7 minuti e 09, sono stati 3 minuti decisamente pimpanti sotto il profilo realizzativo, con ben 11 punti messi a segno e un Civitavecchia sicuramente più in palla. Errori che sono arrivati soprattutto da parte formiana, Formia che deve rivedere un po' le percentuali per ricucire lo strappo che è già di 7 punti finora. Partita sostanzialmente corretta, non c'è stato alcun fischio arbitrale per ora. Possiamo immaginare soltanto che inevitabilmente ne arriveranno. Sta per finire il time out, gli arbitri vanno a richiamare le formazioni per il rientro sul terreno di gioco. Formia gestirà questo pallone con Coronini, Porfido e Carità che confabulano in maniera abbastanza fitta tra loro. Coronini che dall'alto della sua esperienza prova a dare indicazioni a Carità. Carità invece gli dà il pallone. Campogiani resta alto, Coronini poi su Carità per buttarsi dentro. Carità, cambio di lato per Porfido, allarga Gattesco, uno dei primi palloni controllati della sua partita e altri 2 punti, 4-9. Azione efficace per Formia che va al canestro. Moore aspetta Morris, su di lui Coronini, la cannonata di Morris profonda, intercetta Gattesco che legge bene ma non riesce a bloccare. Campogiani sta per ricevere il pallone con Morris, anzi Moore, totalmente dimenticato dal meta, 4-11. Carità chiama lo schema. Odone. Odone aspetta Coronini. Il numero 8 prova ad andare in mezzo per Gattesco, la parabola è troppo alta, si propone Morris, intercetta Coronini. Formia che non riesce a prendere le misure al Civitavecchia, un Civitavecchia che con i due americani sta decisamente facendo scintille. Palla proprio per Morris. A terra Coronini, non viene fischiato nulla, allora si può proseguire il tiro da tre, parabola corta, ma poi ancora Campogiani al rimbalzo. Formia che riparte con Carità che forse va da solo a canestro. 2 punti in apparenza semplici ma di capitale importanza per ridurre di nuovo a 5 il gap tra le due formazioni, 6-11. Rogani, palla che arriva a Jamel Morris. Morris elude Coronini con l'aiuto di un blocco di un compagno, ancora Morris che centra un avversario, Carità riparte con Gattesco, la palla per Odone, rientra Civitavecchia, perde l'attimo Formia, Coronini per Odone, il tiro da tre, il ferro, il rimbalzo ancora di Moore, Formia un po' addormentato al rimbalzo, non riesce a cogliere mai il pallone sull'errore al tiro. Morris, Morris parte, fuori per Moore, la tripla, dentro, fa secca la retina, Carità, Formia prova ad agire in ampiezza, poi Porfido per Coronini, Odone, Odone si deve girare, Moore su di lui, Odone, finta e poi va a canestro indisturbato, 8-14, tabellino si muove da parte di Formia ma al momento Civitavecchia continua a segnare e non accenna alcuna interruzione. Ora Coronini sfiora per un attimo il pallone intercettato in anticipo su Morris che poi spara un'altra tripla dalla distanza e Civitavecchia sale a 17 quando mancano 4 minuti e 10 alla fine del primo quarto di gara. Odone per Porfido, Porfido si gira ed è il primo fallo, anzi no, c'è Passi,
cioè passi fischiato a Porfido, non c'è fallo. E cambi, fuori 4 e 9, dentro 11 e 6, dunque dentro Leonardo Bezzi e Mattia Gianvincenzi, fuori Bottone e Campogiani. Gianvincenzi proprio per Bezzi. Bezzi, ancora Coronini, tagliato fuori dal tentativo di anticipo, poi Porfido tocca, la palla va fuori. 3.52, 8 a 17. Formia più che doppiato in questo momento da un Civitavecchia semplicemente perfetto. Ancora una tripla, ancora tre punti di Morris. Tramortito Formia, 8 a 20. Si prepara Pablo Rodriguez ad entrare. Coach di Rocco prova a cambiare un poco le carte in tavola. Coronini, il fallo di Bezzi su di lui, il primo fallo dopo quasi 6 minuti e mezzo di gara. Pronto Dembélé a fare il suo ingresso in campo, invece Caridà lascia il posto a Rodriguez. Fuori Rogani, dentro Dembélé, una palla per Gattesco. Coronini, Porfido non può tirare altri, allora va, scarica su Gattesco, il tiro, il ancora passi da parte di Formia, ancora un'infrazione. Civitavecchia con Bezzi va avanti, poi Morris, ancora Bezzi per Moore, Morris in salto, la tripla stavolta non va, va sul ferro, però Morris va sul proprio rimbalzo, ancora ferro, ultimo tocco di Bezzi. Pronto Nicola Munic a fare il suo ingresso in campo, ancora 8 a 20, punteggio che si è un po' stabilizzato. Fuori Gattesco, c'è da asciugare il pallone. Per poi ridarlo Angelo Odone per un'altra partenza di un'azione del Formia. Formia che trova poche volte la soluzione migliore, sbaglia tanto. Coronini lo mette in un angolo, Bezzi, Coronini riesce a servire Rodriguez, poi Odone per Porfido, ancora Coronini deve andare al tiro, 7 secondi, Coronini, intervento regolare su di lui, poi la ripartenza in campo aperto con Moore che dà una cannonata invece che un pallone a Morris, una palla ingestibile. E ancora Formia che recupera, Coronini, Bezzi a farsi sentire, Porfido, Odone, Coronini per Odone, deve fare qualcosa, prova ad andare e c'è il canestro, c'è il fallo probabilmente di Gianvincenzi. Fallo di Gianvincenzi. Odone può mettere il primo gioco da tre di questa partita, 10 a 20 al momento. La palla entra, 11-20. Formia rosicchia qualche punto. Morris, la palla poi per Bezzi, immediatamente lo scambio con Dembélé, poi Bezzi, la palla toccata per ultimo da Coronini. E un altro cambio per Civitavecchia, dentro Lorenzo Bencini al posto di Bezzi. Coach Cecchini si fa sentire con i suoi uomini in mezzo alla campana avversaria, nello specifico Gianvincenzi e Dembélé. Morris per Moore per Gianvincenzi, la tripla che non va, ma poi la schiacciata di Morris che fa saltare i tifosi accorsi qui da Civitavecchia. 11-22. Coronini, Odone, Rodriguez, ancora Odone si butta dentro, contrastato, allora deve ripiegare Coronini, la tripla dentro Coronini,
14-22. Ma occhio ora subito dall'altra parte con Morra e l'intervento falloso di Nikola Munic. Il primo fallo. E sarà Moore in lunetta con Alfonso Sorrentino pronto a fare il suo ingresso in campo a posto di Alessandro Parfido. 14-22. Pronto Michael Moore. Mentre entra anche Quandam a posto di Morris, che si prende un po' di riposo. Moore, la parabola è perfetta, semplicemente perfetta. Mette la seconda, 14-24. Coronini, profondo per Rodriguez che si addormenta. Ancora poi Moore, in qualche modo Civitavecchia se la cava e anche bene. Proteste da parte degli spalti, poi pesta la linea dell'out. Quandam, e dunque l'azione si spegne in un nulla di fatto. Tutto è partito da Rodriguez, non si era accorto di Coronini che aveva provato a lanciarlo da dietro. Coronini per Odone. Odone, cambio di lato, Munic fuori per Sorrentino, il tiro da tre, la palla che non entra, viene risputata fuori. Sorrentino vicinissimo alla sua prima tripla della partita. Un minuto in questo primo quarto, Gianvincenzi, la palla poi anticipata con Formia che però non riesce a tenerla. Ultimo tocco di Moore, che ha tentato di mandare su Odone senza riuscirci. Palla che va direttamente fuori, 50 secondi. Coronini aspetta Rodriguez, poi c'è Sorrentino. Pallone intercettato, ancora Coronini lascia scorrere. 41 secondi, 15 a disposizione di Formia per andare al tiro. Rodriguez, il contrasto di Quandam, palla che arriva a Coronini. Coronini si gira, il pallone che non arriva a canestro, ma poi Coronini subisce fallo, non mette il canestro purtroppo per lui. Allora fallo del numero 13, Dembélé. Primo fallo anche per Dembélé. Giovanni Coronini in lunetta, 14-24, momento delicatissimo per Formia. Nonostante siamo solo al primo quarto, mette il primo Coronini. Sbaglia il secondo. Poi Civitavecchia riparte con Moore. Moore, il cambio di lato per Gianvincenzi. Soluzione inefficace, cambio ancora una volta con Rogani che rientra per Dembélé. Il Gattesco pronto a prendere il posto di Odone. Coronini riceve da Sorrentino che poi si tuffa immediatamente in avanti. 18 secondi, 15-24, Formia che ha l'occasione di accorciare ulteriormente la forbice. Rodriguez va fino in fondo, il canestro e il fallo su di lui, fallo del numero 15, Quandam. Fallo di Quandam, il primo per lui. 17-24, 7 secondi alla fine del primo quarto, Formia che può ulteriormente accorciare. Al momento è a meno 7, ci rimane il pallone di Civitavecchia con Moore che prova il gran canestro, per poco non ci riesce, ancora un tentativo, palla fuori dal canestro. 17-24, Civitavecchia decisamente già in partita, Formia che cerca di rispondere nel finale, accorcia un po'.
Sono 7 i punti in favore di Civitavecchia dopo i primi 10 minuti di gioco, ma avrebbero potuto essere di più se Formia non si fosse svegliata con un acuto nel finale capace di recuperare 3 o 4 punti. Situazione falli mai come stavolta, decisamente sotto controllo per entrambe, poi il tiro sbagliato, poi pesta l'out Michael Moore e sarà anche un bravissimo giocatore, ma i limiti della fisica esistono anche per lui. Il campo era finito e non ha potuto far altro che pestare la linea out. E dopo 10 secondi in questo secondo quarto entra in scena il mitico scopettone che va a sistemare la situazione parquet, situazione diventata scivolosa. Si può ripartire con Coronini che riceve da Rodriguez, Gianvincenzi che arretra senza tenere, senza perdere d'occhio Coronini che poi si butta dentro, Gianvincenzi su di lui, Sorrentino intanto va su Rodriguez, Rodriguez in salto, il ferro, poi la palla spizzata, non arriva Pablo Rodriguez, anticipato da Quondam, dall'altra parte immediatamente Campogiani che ha potuto riposare un po'. Riceve Moore, la palla di Quondam, ancora Campogiani, Gianvincenzi, Campogiani, 7 secondi, il tiro a 3 di Campogiani, il ferro, poi intercetta Sorrentino, Coronini. Coronini prova a ragionare, entra dentro, scarico fuori per Sorrentino, ancora un tiro fuori misura, stavolta non prende neanche il ferro. Cattesco senza fallo, dall'altra parte immediatamente Moore, Munic commette fallo ed è il secondo per lui. Secondo fallo per Nicola Munic. Dentro di nuovo Morris per Moore. Cambio di americano dunque. Palla per Quondam. Poi Campogiani contrastato regolarmente. Il pallone rimbalza due volte sul ferro. Poi se ne va Pablo Rodriguez di prepotenza. Scarico per Sorrentino. Poi Coronini non tira da tre. Commette sfondo. Commette sfondo Giovanni Coronini che non è d'accordo come tutto il palazzetto. E dunque situazione ribaltata con il 17-24 che rimane il punteggio con cui si è giocato in questo minuto e 15 secondi e Coronini che va fuori per Porfido. La palla per Campogiani, parte il cronometro, parte una nuova azione con Civitavecchia che non segna da qualche minuto. Un po' tirato i remi in barca con le rotazioni di coach Cecchini sul piano realizzativo. Palla che però arriva a Campogiani, la tripla, il ferro. Munic non ci arriva, sbaglia il tap-in Gianvincenzi che poi resta in campo. Ancora un tiro da tre sostanzialmente libero. Ed è una sentenza questo con Morris che non perdona, non sbaglia. Dall'altra parte Rodriguez, l'errore sul tiro e poi il fallo di Porfido. Dovrebbe essere il primo anche per Alessandro Porfido che ha letteralmente spostato l'avversario. Palla per Quondam, poi il tiro alla distanza ancora di Morris, poi il fallo, terzo fallo di Munic. Attenzione qui, terzo fallo di Munic. Ed è il secondo fallo segnato a Munic. Munic che va fuori.
po' di confusione sul numero del fallo di Munic. E bonus per Formia, 17-27, ancora Civitavecchia. La palla per Quondam. L'errore, l'infrazione a stoppare tutto, pronto a rientrare in campo Moore. Formia che deve ancora sbloccarsi in questo secondo quarto. Sorrentino vede il movimento di Odone, lo serve, poi Porfido si gira, il tiro da tre, il ferro, poi Gattesco anticipato ancora una volta. Civitavecchia che va con Campogiani, poi Gian Vincenzi, Morris per Gian Vincenzi, Gian Vincenzi che però perde l'attimo per tirare, ancora una serie di slalom del Civitavecchia che non tiene il pallone con Moore, che prende il pallone quando ha sfiorato la linea dell'out. 17-27, a 7-17 all'intervallo lungo. Di Rocco chiama Rodriguez per un'indicazione. Sorrentino, Odone, a terra Gian Vincenzi, si rialza, palla per Gattesco, Gattesco ci prova dalla lunghissima distanza e la palla che stava per entrare, ancora un errore, percentuali impietose con Formia che continua a sbagliare. Certo Gattesco non è un tiratore propriamente alla distanza, ma ci è andato veramente molto vicino, contrastato alla grande Moore, poi la palla però per Campogiani, Odone interviene sul pallone, così sembra, così chiede, e invece fallo per il numero 20. Coronini pronto a rientrare, primo fallo per Odone. Campogiani in lunetta, mette il primo Campogiani. Parte col secondo, ancora 2 su 2, più 12 Civitavecchia. Formia ancora alla ricerca dei primi punti del parziale. Odone trova l'aiuto di Rodriguez, poi fallo di Morris. Primo fallo di Morris. Gattesco riceve e poi cede immediatamente a Coronini. Palla ancora per lui tramite Odone. Il cambio di lato, Porfido, Rodriguez. Rodriguez si deve girare, intercettata la palla. Poi ancora Civitavecchia che esce, palla in mano. Profondo per Gian Vincenzi. Gian Vincenzi arriva nei pressi del canestro, poi scordinato prova a tirare, non riesce. Coronini, Civitavecchia si deve un po' riassestare. Coronini si ritrova lì il pallone più volte. Ultimo tocco di Gian Vincenzi. Frenetica qui l'azione di Coronini, che però stava per andare a canestro, pronto a rientrare bottone per Gian Vincenzi. Gattesco, Coronini, Coronini la finta, se ne va, mette dentro il 19-29, che riporta a 10 le lunghezze di svantaggio e spezza questo 0 alla voce punti segnati al secondo quarto per il Metaformia. Moore non ha spazio, allora dà per Campogiani, serpentina di Campogiani, il cambio di lato efficace per Rogani, la palla ancora che arriva dall'altra parte a Gian Vincenzi, la tripla che esce da sola. Coronini non allarga, aspetta il movimento di Gattesco. Coronini poi non viene aiutato dal tabellone, pesca la linea d'out. Formia che sciupa ancora, pronto Carità a rientrare. Applausi per lui e per Rodriguez che si avvicendano.
19:29. Questa ultima domenica di ottobre. Moore, la palla che arriva ancora a Campogiani. Ruota molto, poi Bottone il tiro, poi la correzione di Morris. 31-19. Formia distratto, poi Coronini cerca un'apertura panoramica. C'è sfondo qui. Sfondo di Moore. Formia recupera il pallone a costo di una brutta botta presa da Coronini. Carità per Coronini, allora si riparte, 4:48, seconda metà del secondo quarto, 19:31, Formia che non riesce ad avvicinarsi minimamente a Civitavecchia al momento nel termine del punteggio. Palla per Carità, può andare con la tripla, tripla libera, esultanza di Carità, 22:31, prova a dare la carica ai suoi, se l'era dimenticato Civitavecchia qui Carità. Moore, pallone c'è, pallone non c'è, poi ancora Formi al recupero, Odone per Coronini, pallone recuperato, ma ora Formia deve andare nuovamente a canestro se vuole veramente accorciare. Coronini, Coronini per Carità, lo stacco, la palla che non entra, ancora una volta non entra. 3:55, palla per Campogiani. Moore, Moore per Rogani, il tiro, il ferro, ultimo tocco di nessuno di Rogani che aveva tirato, e dunque palla Formia, 22:31, applausi convinti del Palafavoccia, con un Formia che ha dimostrato di riuscire a reagire piazzando sostanzialmente un parziale pari al momento da 17:24, si è 22:31, anzi ancora sotto di 2, 5 Formia, 7 Civitavecchia. Altri due punti persi per strada, ora sono 9 di distacco dagli avversari. Formia che sta giocando praticamente da inizio quarto con il bonus, con la spia del bonus accesa. E 3:44 all'intervallo lungo per andare a riordinare le idee, a cercare in quei 10 minuti di trovare nei giocatori la forza e in Dirocco la soluzione per andare a scardinare una macchina finora decisamente impressionante come Civitavecchia. Si riparte, poco meno di 4 minuti, con Coronini che riceve ancora il pallone, solito copione con Campogiani su di lui. Carità si muove molto, riceve però Odone, ancora per Coronini, la palla per Porfido che la tiene, poi si deve girare, serve solamente Moore che riparte. Questo è un regalo di Porfido e non si era accorto di Moore presente nella linea di passaggio scelta. La palla per Campogiani, ancora Moore, cambio di lato, Carità intercetta, ma Morris di prepotenza va a sradicare questo pallone servendo Campogiani, poi la palla alta, palla che non entra, ma c'è il fallo su, probabilmente su Campogiani, di Odone, secondo fallo di Odone. Campogiani in lunetta. Domandano quanti siano i tiri liberi da accordare, anzi
Forse vanno a chiamare ancora la pulizia del parquet. Tutto fatto, e allora può partire Campogiani contro il canestro, cercando il 2 su 2 per mandare a più 11 i suoi. Sbaglia il primo. Ora cercherà di rifarsi con il secondo per non andare a casa con 1-0, in questo caso ci riesce. 22-32. Ronini trova Carità. Il numero 4 Formiano forse pensa di andare al tiro, poi punta l'avversario, lo stacco, la palla ancora fuori. Di Rocco che si leva uno strato della tuta, quasi sconfortato da questo ennesimo tiro sbagliato con il ferro tutt'altro che alleato. Coronini intanto fa ripartire Porfido, poi ancora Coronini. Coronini per Odone. Il tiro di Odone! 24-32. 8 punti a separare le due formazioni, Civitavecchia costantemente in vantaggio. 15 secondi per andare al tiro, alla palla per Campogiani, poi Moore per Morris, una magia di Morris che non riesce per pochissimo. Coronini per Gattesco. Gattesco si deve girare per andare al canestro, non riesce. Poi Campogiani elude Porfido. Ancora Campogiani, fa tutto a solo Campogiani, poi allarga, ma non si capisce con Michael Moore. Non si capiscono i due. Moore aveva tagliato, Campogiani voleva l'apertura sul lato. Pronto Bezzi a rientrare proprio per il numero 4, che ora va a rifiatare. Coronini. L'intervento falloso di Bezzi dovrebbe essere secondo fallo per lui, così è. 1 minuto e 34. Palla per Gattesco. Coronini in volo ancora. 26-32, mini break di 4-0 per Formia. Di Rocco intanto carica Rodriguez. Bezzi vede un varco, ci si fionda e mette altri due punti importantissimi. 26-34, Formia sotto di 8. Civitavecchia tiene botta. Carità. Coronini. Ancora Coronini, sbaglia. Poi quasi un autopunto di Morris, che gioca col tabellone e si trova il pallone in mano. Poi 54 secondi, ancora Civitavecchia per riallargare la forbice. Morris, il ferro, poi fallo di Gattesco, che coglie un rimbalzo però in maniera irregolare. E c'è il time out con Gattesco e dovrebbe essere al primo fallo, così è. 48 secondi alla pausa lunga, 26-34, in lunetta con tutta probabilità dovrebbe andare Jamel Morris. Un Formia sicuramente volenteroso che ci sta provando, ma non riesce veramente a scalfire questo vantaggio che ruota sempre intorno ai 7-8 punti, non va mai sotto da parte di Civitavecchia. Un Civitavecchia che continua a mantenere il gap con un quarto sostanzialmente in meno da giocare, perché ne mancano due più 48 secondi. Mentre due delle tre capoliste si affrontano tra loro, c'è la Tiber che gioca in casa contro la PDB Roma, una PDB Roma che si è dimostrata anche nell'impegno giocato qui al Palafavoccia decisamente avversario ostico e da tenere sott'occhio anche nonostante la propria età giovane.
e le ambizioni sicuramente sulla carta di salvezza. PDB che però ha già ottenuto risultati importanti, ma ora rituffiamoci su questa partita tra Formia e Civitavecchia. Sbaglia Dembélé, era Dembélé dunque, non Morris, in lunetta. Amadou Dembélé, seconda parabola efficace, 26-35. Servono punti a Formia per andare sotto di meno di questi 9 punti all'intervallo. La palla per Coronini, prova a camminare lungo il perimetro dei 3 punti, poi Coronini va, il tiro non entra, fallo da parte di Bottone. Sarà dunque Coronini a dover tentare di insaccare due volte il pallone. Parte il primo tentativo che va dentro. 34 secondi intanto sul cronometro, entrambe le squadre al bonus. Dentro anche il secondo di Coronini, 28-35. Si ritorna sotto di 7. Morris. La palla per Bezzi, lo tiene Carità, allora Bezzi deve girare dall'altra parte per Morris. Lo scambio con il numero 21, Jamel Morris punta Coronini, Coronini da un lato, Morris può andare solo il ferro, però il rimbalzo di Dembélé e ancora due punti. Coronini guarda il cronometro, mancano 7 secondi, prova a andare da solo, Porfido, Carità da 3, dentro! Anzi, la palla che sembra entrata finisce, vediamo, non entra, ha dato per un attimo l'illusione del canestro, finisce 28-37 sul tiro di Carità, questo secondo quarto in favore Civitavecchia. Poco più di un minuto all'apertura del terzo quarto, Formia sotto 28-37 contro Civitavecchia in casa qui al Palafavoccia. Civitavecchia coriaceo, punteggio basso e Formia soprattutto tenuto veramente in basso dalle percentuali che non sono sicuramente gratificanti per quello che è l'impegno che ci stanno mettendo i ragazzi di Rocco. Vedremo se riusciranno a migliorare le percentuali e i dati relativi ai tiri in questi secondi 20 minuti di gioco. Done e Coronini confabulano tra loro mentre si sta per scaricare anche questo cronometro per dare il là alla terza frazione di gara, tutto pronto e la palla che dovrebbe essere della Meta che gestirà dunque il primo possesso di questa terza frazione, con Carità pronto a suggerire per Coronini, su di lui immediatamente Jamel Morris. Odone per Carità. Carità serve Odone che scarica su Coronini, poi ancora Odone, lo stacco, la palla che non entra, però Rodriguez si tiene ancora un pallone dal fondo. 9:42, riceve Carità, 13 secondi per andare al tiro per Formia. Coronini trova Rodriguez sotto canestro, soluzione paziente ma efficace,
poi si schiera con lo schema Formia, schema che risulta poco efficace. Qui il fallo di Carità probabilmente, o Odone, vediamo. Carità, fallo di Matteo Carità, il primo per lui su Simone Rogani. Bezzi, il passaggio non è perfetto, riparte Formia che può andare con Coronini a mettere due punti che segnano il meno 5, il minimo svantaggio di tutta la partita, potremmo dire, dopo, se si eccettuano i primi 5 minuti di gioco. Formia non era mai stato così vicino a Civitavecchia, Civitavecchia che ora deve riprendere a far punti. Di piede Carità, ancora una situazione sventata, si alza il grido Formia, Formia, mentre Bezzi lascia il posto a Andrea Campogiani. 8.55, Formia capace di mettere 4 punti senza subirne nel primo minuto e 5 secondi di gioco. Cambiato l'atteggiamento dei ragazzi di Rocco, che ora però devono stare attentissimi a Moore. La palla e il tiro da 3, troppo corto. Moore, contrasto con Odone, la palla contesa concessa a Civitavecchia. Campogiani pronto a ricevere la palla per poi cercare un compagno. Formia però è asfissiante in questo frangente, riesce a tenere il pallone Morris, anzi Moore, poi ultimo tocco di Carità. Un Formia ringhiante in questi primi secondi, 8.39, il cronometro si è scaricato veramente pochissimo. Poi però la gran giocata qui di Rogani, canestro, voleva anche il fallo, non gli è stato accordato, 32-39. Porfido per Odone, Carità. Carità ancora, serve Odone, il numero 4 di coach di Rocco, trova Coronini, Coronini a canestro! 34-39, Formia prova a risalire la china. Civitavecchia non riesce ad andare più fluidamente come precedentemente, ma ora il fallo di Rodriguez, il primo fallo di Pablo Rodriguez con l'avversario ancora una volta Rogani, che era praticamente andato via. Campogiani prontissimo ancora una volta a rimettere in gioco questo pallone, non c'è spazio per suggerire in mezzo, allora si va allarghi, il tiro a 3 che spezza la retina, quasi perfetto il tiro dalla lunga distanza. Coronini arriva praticamente a fine campo e allora deve ripiegare all'indietro. 34-42, ancora Coronini, allarga per Rodriguez, il tiro fiacco, il rimbalzo di Campogiani. Intervento senza fallo di Rodriguez, ancora Campogiani, può allargare la palla per Morris, fallo di Carità. E Di Rocco se la prende con il suo giocatore. Reo di stare troppo fuori dalla campana in questo caso e ad aver dovuto rincorrere Morris spendendo un fallo quando invece avrebbe dovuto partire da dentro. Il tiro a 13 da vecchia sbagliato, Carità recupera, Coronini. Coronini per Carità, scambiano i due, aspetta un movimento buono ancora quello di Coronini, Carità. 7 minuti, Coronini alla distanza,
il ferro, poi il rimbalzo in qualche modo di Pablo Rodriguez che va al tiro e c'è la sirena a stoppare tutto. 34-42, l'effetto sorpresa di Formia ha riportato a soli 7 punti lo svantaggio, ma comunque prima erano 9, non è cambiato molto. Ancora Civitavecchia con la correzione, quasi l'autopunto e la stizza di Di Rocco per una situazione ancora una volta che ha portato Civitavecchia avanti di 10. Carità, il fallo di Morris. Pronto Gattesco a rientrare, secondo fallo per Jamel Morris. Proprio Carità deve uscire. Applausi per lui. Applausi per Matteo Carità. E Pablo Rodriguez a rimettere da zona laterale. Coronini per Odone. Porfido. Porfido si gira, ne ha due contro, riesce a aprire per Coronini. Coronini poi gli scivola via il pallone, contesa per Formia. Recupera palla di caparbia da Coronini dopo che il pallone era diventato una saponetta praticamente. 34-44 ancora. Rettifica la posizione di Rodriguez prima della battuta all'arbitro, poi Coronini, due secondi. Odone, il tiro alla distanza, il ferro a dire di no a questa soluzione rapida. Civitavecchia prova a riprendere il comando delle operazioni dopo un momento in cui Formia sembrava poter rimettere in discussione un po' il match. Scivola via la palla, Civitavecchia però è cinico, tremendamente cinico con Moore. Mette altri due punti, poi Rodriguez se ne va, il pallone intercettato, ultimo tocco di Moore, anzi di Morris. Cognomi simili, numeri diversi, in questo caso si trattava di Morris. Gattesco per Coronini, Odone. Gattesco libero di andare sotto canestro, non riesce però, contrastato all'ultimo efficacemente senza fallo. Si è andata già la metà del terzo quarto. Moore contrastato stavolta regolarmente, poi passi dell'americano. ...34-46... Coronini riceve. Rodriguez per Odone, Odone si butta dentro, il fallo su di lui da parte di Moore. Secondo fallo per Moore. Ne non realizza, ma ha due tiri liberi. Dentro il primo. Dentro anche il secondo, sempre col rimbalzo, sempre col brivido, ma dentro, 2 su 2. Formia che si deve schierare. Coronini prova a cancellare la linea di passaggio che però arriva per Campogiani. Campogiani si butta dentro di piede Gattesco. Ancora Civitavecchia con 14 secondi. Di Rocco chiede spiegazioni. Gianni profondo, la palla ancora per Civitavecchia sotto canestro, sbaglia però Civitavecchia. Rodriguez rischia di perdere il pallone, poi trova Odone, supera la metà campo Formia. Irruenza qui da parte di Moore, Coronini se la cava,
Porfido prova da tre, il ferro, poi il tabellone, ancora in gioco il pallone. 10 punti in favore di Civitavecchia. Moore, tiro da tre, dentro. Pronto Gian Vincenzi ad entrare, pronto dall'altra parte Carità a tornare in campo. 4 minuti e 5 secondi alla fine del terzo quarto. Formia sotto di 13. La forbice si sta decisamente allargando, poi Odone sbaglia il tiro. Ancora Civitavecchia che può andare. La finta di Morris, finta e controfinta, pallone c'è, pallone non c'è, pallone dentro. Time out chiamato da coach Di Rocco. Formia dunque dovrà imbastire questa azione per poi andare al time out. Canestro di Coronini, riesce a ridurre il gap che ammonta al momento a 12 punti, 39-51. La palla ancora recuperata, Porfido non fa ripartire in campo aperto Rodriguez, Coronini. Porfido, ancora Coronini, la palla per Gattesco che si deve girare, ne ha due addosso, passi, non scarica su Rodriguez qui e sciupa un'occasione. 3 minuti e 3 secondi restanti in questo terzo quarto, 39-51, Formia ne ha messi 11, Civitavecchia ne ha messi 14, allargando ancora il vantaggio, il proprio vantaggio delle proprie mani su quella che al momento è una gara saldamente in mano. Civitavecchia che si disseta ora mentre vengono richiamati i quintetti sul parquet. Formia cerca di fare gruppo, cerca di attingere alle energie collettive per risalire quello che al momento è un Everest. Non sono tanto i 12 punti, ma il fatto che Formia è dall'inizio a rincorrere e Civitavecchia non dà segni di cedimento. Bottone per Morris. Si muove Moore che riceve, Morris si butta dentro, la palla per Dembélé. Moore riceve, Coronini prova a tenerlo, ancora il tiro dalla distanza di Bottone, rimbalzo di Gattesco, diagonale profondo per Rodriguez che per un attimo pensa a tirare, poi palla per Odone, Rodriguez, Coronini, Formia 10 secondi per andare al tiro, ci prova Coronini, poi Gattesco sfiora il rimbalzo che però è ancora di Jamel Morris. Morris, la palla che diventa aerea e poi scivola in out. Moore 2-16. Coronini, pronto Munic a rientrare, Munic gravato già da tre falli. Odone prova a riaprire, ripartenza in campo aperto e punti gratuiti regalati a Civitavecchia, schiacciata di Moore, veloce ed efficace. 39-53, sta a ferro e fuoco il canestro formiano. Pronto Quondam a rientrare, intanto Carità scarica fuori per Rodriguez, Gattesco, il fallo di Dembélé che impedisce che vada Gattesco a segnare, concedendo solo la rimessa. Secondo fallo per Dembélé. Dunque dentro Munic, fuori Odone,
Munic, Coronini, Gian Vincenzi non lo tiene, poi commette fallo. Ed è il secondo anche per lui. Situazione falli sotto i livelli di guardia, se non fosse per Munic. In entrambi i casi. 1:30, 14 secondi per Formia. Munic riceve, allunga per Coronini. Poi Gattesco, la palla per Munic. Ancora un fallo di Quondam. E ora Munic dovrebbe andare in lunetta. Tiri liberi regalati qui. Coach Cecchini che beve, intanto chiede spiegazioni. Munic che ha passato gran parte del suo tempo in panchina. E il freddo delle braccia causa il primo errore. Ci pensa tanto, ma alla fine è efficace il secondo tentativo di Nicola Munic. Prova a pressare alto ora Formia, intercetta di piede Rodriguez. Morris prende il tempo a Coronini, poi passa a Quondam, si chiama infrazione, poi pesta l'out Civitavecchia, ancora un pallone recuperato da Formia. 1:11 alla fine di questo terzo quarto. Entra Lorenzo Bencini a posto di Bottone. Coronini per Carità. Carità avanza, arriva al limite della campana avversaria, poi suggerisce per Rodriguez, ancora per Carità, si prende il tiro da tre e lo mette, torna a meno 10 Formia. Altro mini break per cercare di riavvicinarsi, di riapprossimarsi, cercare qualcosa per tornare a contatto con Civitavecchia, che ora sbaglia il tiro, sbaglia sul rimbalzo, poi palla contesa conquistata da Civitavecchia e si mette decisamente male per Formia, con un tecnico fischiato al meta. Tiri liberi su questa contesa, Morris sbaglia. Sarà una palla a centrocampo dunque, gestirà Civitavecchia, che dunque mantiene il possesso di un'eventuale nuova contesa e va a segno con Morris da 3, 43-56. Carità, Formia che deve stare attento a non uscire mentalmente dalla gara e non perdere la testa. Il fallo su Carità da parte di Bencini. A 12 secondi dalla fine di questo terzo quarto. Sbaglia Carità. Poi se la prende con se stesso. Testata al pallone. Concentrazione per secondo tentativo, che invece entra. 44-56, Civitavecchia sempre a più 12. Probabilmente scaricherà il cronometro per poi tentare con Morris. Coronini disorienta Morris, che però piazza un'altra tripla delle sue. 44-59, Formia decisamente in ginocchio. Ora, se non è una missione impossibile, poco ci manca, 10 dalla fine, Civitavecchia avanti di 15. E si riparte. Certamente Formia
ha subito l'ennesima mazzata sulla tripla di Morris a pochi decimi dalla sirena alla fine del terzo quarto, più 15 Civitavecchia, che praticamente deve solo continuare a fare quel che ha fatto finora, ovvero gestire due punti che per ora sono sembrati in tasca sin dall'inizio, ma lo sport è strano, tutto può succedere, anche se sembra veramente inverosimile. Campogiani intercetta Carità, che se ne va, va a mettere i primi due punti immediatamente, senza perdere tempo, chiama il supporto dei tifosi Carità. Campogiani, il pressing di Carità senza fallo, poi ancora Civitavecchia con Jamel Morris, la palla per Quondam in mezzo per Dembélé, tocca in stoppata Gattesco, viene chiamato fallo. Qui era pallone netto quello di Gattesco, si dà il 5 con Dembélé. Sbaglia il tiro libero Dembélé, però il palafavo c'è una bolgia, se il Formia vuole sperare in qualcosa di migliore di una sconfitta così netta, deve cercare l'apporto del proprio tifo. 0 su 2 di Dembélé dalla lunetta. La palla per Coronini, Gian Vincenzi lo aspetta all'entrata della propria area, Carità si tiene la rimessa vedendo che rischiava di tornare nella propria metà campo. Carità per Coronini, ne sta per andare il primo minuto di quest'ultimo quarto, Coronini, poi il fallo in attacco di Munic. Il quarto per Munic. Deve stare attentissimo il numero 13 di coach Di Rocco, ora praticamente su di lui pende una condanna a tempo. 9 minuti e 8 secondi per rimontare 13 punti. Parte Gian Vincenzi per Campogiani. Coronini superato in velocità, Campogiani allarga per Morris, totalmente solo. Il rimbalzo però è di Coronini, il fallo di Quondam. Fallo di Quondam, numero 3. Palla in attacco, pronto a rientrare in campo Michael Moore. Applausi per Jamel Morris dalla parte di tifo ospite. La corsa qui al palafavoccia di Formia. Rodriguez riceve, su di lui Quondam. Rodriguez per Coronini, il tiro da tre! Dentro! Meno 10 Formia! Al momento 5-0 Formia in questo parziale. Anche Di Rocco si mette a chiedere l'aiuto del tifo. Moore per Quondam, fuori Campogiani. Campogiani per Dembélé, perde il pallone, out, un'altra palla recuperata. Altra palla recuperata da Formia. E coach Cecchini per ora non chiede time out. La Civitavecchia non riesce ad andare a canestro per ora. 8-15, Coronini, Rodriguez. Potrebbe prendersi il tiro a tre, invece entra dentro, scarica fuori per Coronini, 7 secondi. Coronini va a attaccare il canestro, la palla in rimbalzo, ancora Rodriguez. Ed è time out, 7-0 di parziale meta. Sotto di 15, ora è sotto di 8, a 8 minuti dalla fine. Se continua così questo sarà un quarto incendiato. Assolutamente incendiato da una parte e dall'altra, con Civitavecchia che prima o poi
dovrebbe riuscire a rispondere e mettere qualche punto dentro. Vedremo quanto durerà questo momento di grazia che sta riportando sotto i 10 punti di scarto un Metaformia Maidomo. E si riparte l'urlo del roster formiano, le vibrazioni del Palafavoccia che ruggisce, cerca di superare un ostacolo sulla carta insormontabile come quello di Civitavecchia, un ostacolo di alto livello, un ostacolo di altro livello. 51-59, Campogiani, Gian Vincenzi, la palla per Quonda, me lo scambio con Gian Vincenzi, la palla fuori per Moore, intercetta ancora Formia che serve Rodriguez con Carità, poi Rodriguez si perde il pallone, palla recuperata da Munic, all'indietro per Carità, Coronini, Gattesco stoppato, potevano essere altri due punti. Ora Civitavecchia cerca di andare a canestro, la giocata di Campogiani che si conquista la deviazione. Formia sulle ali dell'entusiasmo, ma non deve farsi prendere dalla frenesia, dalla troppa voglia di fare. Ora Gian Vincenzi colpevolmente libero, ma Carità trova un altro pallone. Coronini, Formia deve dare tutto quello che ha, non c'è più tempo per possibilità di appello. Il tiro di Carità, poi fa il pasticcio Civitavecchia totalmente da solo. Il pressing di Gian Vincenzi su Quondam che regala un pallone a Formia. Increduli i tifosi ospiti su questo pallone letteralmente regalato. E Formia che ora lo gestisce con Coronini. Rodriguez prova da tre, non va. Quando scavalliamo il terzo minuto giocato in quest'ultimo quarto, 6 minuti e 50 da giocare. Campogiani si mette in proprio, si butta dentro Moore che riceve ora, poi la palla per Dembélé e il tiro ancora sbagliato. Coronini che non serve in profondità ma fa ragionare i suoi. Il blocco di Munic, Coronini, lo stacco, poi il rimbalzo di Gattesco, il fallo di Dembélé probabilmente. Fallo di Dembélé, terzo fallo per lui. Quandam fuori, dentro Rogani, dentro anche Odone per Gattesco. 51-59, Rodriguez per Munic, Coronini trova Rodriguez prova ad andare, la palla che non entra, allora Civitavecchia che può ripartire. Ripartenza con Moore che si libera di Odone, il tiro a segno, intervento su Coronini non segnalato, Coronini chiede spiegazioni, ma Civitavecchia ora si sblocca, si ferma 7-0 il parziale break del Formia. 51-61, ora fallo di Gian Vincenzi. Bottone, terzo fallo di Gian Vincenzi, intanto fuori proprio il numero 11, dentro Bottone, 6 minuti per recuperare 10 punti. Nonostante l'entusiasmo e la voglia di fare, il punteggio non si è ulteriormente migliorato. La palla per Carità, su di lui c'è Campogiani, Carità non riesce a girarsi in arretramento, sbaglia il tiro, arriva Morris a rimbalzo. Campogiani, l'apertura, non tira da tre Moore, prova ad andare, la palla esce. Fortunato Metta Formia in questo caso. 5 minuti e mezzo. Coronini per Carità, si prepara a rientrare Porfido. Coronini chiama la palla, Carità non lo vede, aveva agganciato con lo sguardo Rodriguez. Dentro. 53-61.
la palla per Bencini, anzi per Bottone, poi Moore, il fallo su di lui, fallo di Odone, fallo numero 3 per Angelo Odone. Tanto fuori Coronini, dentro Porfido. Morris chiede indicazioni, chiede colloquio al suo coach. Intanto Moore in lunetta per cercare di rimettere la doppia cifra di vantaggio. Sbaglia il primo, sbaglia il primo Michael Moore, e questa è una notizia. Mette il secondo, 1-2. Formia che dunque resta sotto di 9. Carità, Porfido, su di lui Bottone. Porfido cerca il movimento di qualcuno, poi trova Odone. Rodriguez alla distanza, fuori misura assolutamente. Munic va contro il cangelletto vicino all'out. Civitavecchia recupera, coach di Rocco sta provando a caricare ancora i suoi. Sono partiti decisamente a bomba in questo quarto parziale, poi sono stati di nuovo parzialmente schiacciati, poi il quarto fallo chiamato ad un Angelo Odone abbastanza incredulo. Pronti di nuovo Gattesco e Coronini a entrare per Carità e Munic. Le prova tutte, prova a ruotare in continuazione, a cambiare in continuazione gli interpreti, coach Irocco. Bottone, apertura per Campogiani, arriva Morris, Morris se ne va, senza fallo Gattesco, Morris mette due punti. La palla per Rodriguez, Porfido. Riceve Coronini, Coronini chiama il movimento a Gattesco, poi va e va col no look per forse Odone, che però era rimasto lì, non si capiscono i due. Bonus raggiunto la Formia intanto, ultimi 4 minuti di gara presumibilmente. Formia sembra aver esaurito gran parte delle energie per andare a recuperare questa partita, ci prova con Gattesco, ora la palla dentro, di nuovo meno 9, 3 triple a separare le due formazioni, 55-64, punteggio per ora sotto media per entrambe. Campogiani, Campogiani per Bottone, Bottone l'apertura per Moore, lo accompagna Rodriguez, Bottone la stoppata, poi Odone, Odone che non sa a chi servire, supera il segno di metà campo all'ultimo, trascinato anche dalla folla che lo invitava ad accelerare e a non rimanere inchiodato lì. Palla per Coronini, prende un tempo a tutti, Rodriguez il tiro da tre, fuori. Poi ultimo tocco di Campogiani. 2.57, Rodriguez non mette la tripla del meno 6 e time out. Time out per questi intensissimi ultimi 3 minuti di gara. Pallone che sarà per il Meta Formia, un Formia che nella prossima gara sarà impegnato contro la Lazio in trasferta per poi andare a affrontare una doppia trasferta. Dopo la Lazio infatti ci sarà in programma la trasferta in quel di Fondi con l'Assi di Cufra, che decisamente dai due volti ha visto iniziare il suo campionato, mentre Civitavecchia sarà impegnata in casa contro il San Paolo Ostiense per poi andare all'altro scontro diretto contro la Tiber in casa della Tiber nel weekend del 13 novembre. Formia che dopo quella data sarà impegnato nel primo dei due match dei quarti di Coppa Lazio, ma c'è ancora tanto tempo prima di doverci pensare, e soprattutto ci sono
6 punti in palio, di cui 2 in palio quest'oggi, 2 punti difficilissimi, con 9 punti di svantaggio da recuperare in 2 minuti e 57 secondi. Ci proverà il meta con Gattesco che serve Coronini, poi Porfido, Bottone non tiene, Porfido, Gattesco, Gattesco sotto canestro, altri 2 punti. Formia che torna a meno 7. Campogiani non sa chi servire, poi va da solo, punta Porfido, Campogiani si perde il pallone, passi, un altro pallone recuperato da Formia. Parla con Campogiani coach Cecchini, palla per Coronini, 57-64, la palla per Rodone, sfugge via ed è un regalo qui. Sono stanchi sia Coronini che Odone, due dei giocatori più esperti di questo roster. Un roster che ha molti margini di crescita, ma che quest'oggi sta provando sulla propria pelle cosa vuol dire affrontare una formazione che punta alla vittoria della C-Gold. Tiro da tre di Jamel Morris, ancora a ripiazzare a 10. Il Formia risponde immediatamente, Porfido, 60-67, ci prova di istinto Alessandro Porfido, riesce a mettere la palla nel ferro, 60-67, profondo per Morris, dimenticato da tutti, però poi Odone e Gattesco vanno a prendere il rimbalzo, la palla per Coronini, 1-42, Coronini, il pallone levato ma c'è il fallo probabilmente prima, il numero 7, fallo di Rogani, dovrebbe essere il primo per lui, così è. Coronini dalla lunetta, 60-67, 1 minuto e 39. A prescindere da come vadano questi due tiri liberi, Formia potrebbe anche adottare la tattica del fallo sistematico a un certo punto. Mette il primo Coronini, 61-67. Mette anche il secondo, 62-67, meno 5 Formia, più 5 Civitavecchia. Campogiani, Mur, Mur per Rogani, Rogani cerca Morris che riceve in questo momento, prova ad andare dalla distanza, la tripla, ancora 3 punti. Rodriguez per Odone, 1 minuto e 15 secondi, Formia ci prova, perde il pallone, Mur però non riesce a involarsi tanto da tenere in campo questa palla. Entro Quondam per Campogiani, minuto e 13, 70-62 Civitavecchia. Coronini, Coronini per Odone, il tiro da 3 che non entra, poi rimbalzo che non c'è e Civitavecchia che mette in banca la partita quando parte l'ultimo minuto di gara. A 8 secondi, a 8 punti di vantaggio, apertura per Quondam che prova la distanza, il ferro, poi il rimbalzo di Gian Vincenzi, ancora un'occasione, ancora Civitavecchia con Quondam, Mur prova a mettere il sigillo e lo mette. Civitavecchia vince dominando dall'inizio alla fine, nonostante un Formia che ci ha provato, ora con Coronini dalla distanza finisce sostanzialmente qui, Coronini fa fallo su Morris, inizia a sfollare il pubblico del Palafavoccia, un Civitavecchia che vola dunque a 10 punti in classifica in attesa del risultato della Tiber, nel peggiore dei casi si ritroverà a essere co-capolista insieme all'altra squadra romana, mentre il Formia accusa il primo stop stagionale sia del campionato
sia del proprio rendimento generale dopo una serie di 9 vittorie tra Coppa e Campionato. Rodriguez non riesce a mettere sotto canestro questo pallone. Probabilmente finisce qui, anzi no, Formia vuole provare a mettere gli ultimi punti. Odone dalla distanza, meno 10. Morris in slalom e finisce qui, 7-5-6-5. Civitavecchia vince, Formia perde. Strette di mano tra i coach Di Rocco, pensieroso. A me non resta che ringraziarvi per averci seguito, ringraziare la Esterna 2 che ha curato le riprese e dare la linea al parquet per le interviste, ricordando il punteggio: Formia 65, cestistica Civitavecchia 75. Coach Cecchini, un Civitavecchia che è arrivato qui deciso, sapendo quello che doveva fare, è andato avanti e non l'hanno più ripreso sostanzialmente. Sì, siamo partiti molto bene, sapevamo che non sarebbe stata una partita come le altre e quindi siamo partiti, diciamo, già da riscaldamento, molto concentrati, molto determinati, e lo strappetto iniziale ce lo siamo portati dietro, si è poi rivelato decisivo, diciamo, no? Quindi quello sicuramente molto importante. Non è oro, diciamo, tutto quello che luccica, perché secondo me l'abbiamo tenuto non con una buona partita ma con una prova balistica incredibile di Morris, che ha segnato da tutte le parti, però non penso che si possano definire buoni tiri, no? Se si deve trovare proprio una pecca più di tutte, forse il cedimento anche psicologico, forse nell'ultimo quarto, dove sul più 15 magari siete rientrati in campo inconsapevolmente convinti di averla già portata a casa. Sì, ma al di là di quello, quando sai una partita non c'hai comunque il controllo del mezzo al 100%, c'è il momento che fai 3 canestri di fila e voli a più 15. C'è il momento che quei 3 tiri difficili ti escono e poi si è sbilanciato in contropiede, si è sbilanciato sull'aggressività avversaria, e sostanzialmente è quello che è successo. Non sto parlando per presunzione, diciamo, non mi ritengo soddisfatto di come abbiamo attaccato la zona, perché ci avevamo lavorato molto in settimana, ce l'aspettavamo, e invece l'abbiamo attaccata per 30 minuti abbondanti, come se ci fossimo stupiti che ci sarebbe stata una zona, e chiaramente quando sei in balia le percentuali, una volta ti va bene, una volta ti va male. Dunque un Civitavecchia ancora un cantiere aperto, potremmo definirlo così, nonostante siate sostanzialmente a punteggio pieno e imbattuti in questo inizio di stagione. Quando ci sono queste situazioni e si dice si può ancora migliorare, il futuro non può essere che luminoso potenzialmente. Sì, sì, adesso la nostra bravura sarà sicuramente quella di capire che non siamo al 100%, che non abbiamo fatto comunque una partita eccellente e che ci deve essere volontà di migliorare e non di sedersi, perché giocando al 70% ne abbiamo vinte 5, no? Invece c'è da continuare a lavorare, perché magari... ripeto, non è detto che né che miglioriamo né che peggioriamo, ma rimanendo così la stessa partita può finire più 10 per Formia al ritorno. Soprattutto questa parte di calendario è molto dura per voi teoricamente, perché prima Formia, poi San Paolo Ostiense, poi la Tiber, praticamente tutta la vetta della graduatoria. Sì, è vero, ma ce le giochiamo in un buon momento di fiducia, su una striscia aperta, quindi meglio ora che in un momento magari di stallo, di crisi o di calo fisico, non so, che si verificano
possono verificarsi durante la stagione. Coach Di Rocco, si sapeva sulla carta, questa era una delle partite più toste della stagione, Civitavecchia è andato avanti all'inizio e poi non si è riusciti a riprenderlo in nessun modo. Sì, è la fotografia corretta di quello che si è verificato in campo, quello che hai detto tu. Fin dall'inizio loro hanno preso il comando delle operazioni e non le hanno mai mollate. Al di là di alcuni tentativi che abbiamo fatto di rimettere la partita nel giusto binario e di tornare soprattutto mentalmente in gara, ma effettivamente noi non ci siamo mai riusciti. Abbiamo provato a rimontare, sì, ma il pareggio è stato sempre così lontano, soprattutto dal punto di vista psicologico. Abbiamo messo sempre un errore sul meno 5 che ci separava più volte, siamo arrivati a meno 5, dicevo, sul meno 5 abbiamo sempre messo un errore offensivo e poi successivamente un errore difensivo, quindi quando devi recuperare devi fare bene una palla in attacco e devi far seguire una palla difensiva corretta, e questo noi non l'abbiamo mai fatto, quindi merito e complimenti al Civitavecchia che ha meritato l'incontro, ha meritato la vittoria. Forse un Formia nel suo tentativo di rimonta ha avuto due facce: prima, quando Civitavecchia tra il primo e il secondo quarto ha dato l'impressione di rallentare un poco nella sua incedenza a far punti, Formia ha sbagliato molto. Il quarto quarto invece ha visto Civitavecchia un po' forse psicologicamente pensare di averla già portata a casa e Formia trovare punti in serie con un parziale di 7-0 che ha illuso sostanzialmente tutto il palazzetto. Ma sì, ma vedi, il nostro sport è un conto finire e quindi eseguire la fase di rimonta, primo step, secondo step bisogna pareggiare, terzo step bisogna sopravanzare. Queste tre fasi sono distinte e separate, magari il pubblico le vede tutte insieme, ma non è così. Quando tu devi recuperare, le energie nervose e fisiche che impieghi sono tante, poi pareggiare, devi profondere ulteriori energie, per poi sopravanzare dopo che hai speso così tante energie è molto complesso. Quindi oggi poi, devo dirti la verità, per onestà intellettuale devo dire che siamo incappati in una serataccia, insomma non ce n'è andata una giusta, è una prova da dimenticare, lo dobbiamo dire con estrema franchezza, io li ho sostenuti, li ho incitati, ho cercato di spronarli fino alla fine, però francamente non abbiamo avuto una serata normale, siamo stati tutti molto sotto il nostro livello abituale, ma direi per merito della squadra avversaria, del Civitavecchia, che ha giocato una partita completa, sia offensiva che difensiva, e ci ha fatto giocare sempre con le mani addosso, ci ha costretto ad andare fuori range di tiro sempre, a tagliare sempre con un avversario che ci facesse body check, quindi un ostacolo di corpo, quindi ha spezzato i tagli. Abbiamo perso a rimbalzo in una maniera, non so l'ultimo dato, ma perdevamo 28-9 a rimbalzo a metà partita, sono stati estremamente atletici, fisici, abbiamo subito in ogni settore, sia con i centri, sia con le ali, con i playmaker. Io credo che va riconosciuto al Civitavecchia una superiorità in questa serata netta, e bravi, complimenti. Noi adesso dobbiamo ragionare su quelle cose che abbiamo fatto male, che non riusciamo ad eseguire quando c'è pressione, quando c'è forte difesa, e le dobbiamo correggere e migliorare. È un Formia che comunque indubbiamente ci ha messo voglia, di solito gli ultimi secondi sotto di 10-12 punti partono le strette di mano anticipate, sono arrivati tentativi di recuperare palla e di fare il maggior punteggio possibile fino sostanzialmente all'ultimo secondo, e questo non può essere che importante in vista di due trasferte, perché ci sono due trasferte consecutive. Sì, adesso abbiamo la Lazio sabato prossimo e poi l'altro sabato andremo a Fondi, due trasferte, ma il campionato di C1 è questo, noi sapevamo che ci accostavamo in punta di piedi al campionato, noi siamo lieti adesso di essere secondi, terzi dopo Tiber, non so il risultato della Tiber, ma credo che abbia vinto, quindi siamo
terzi dopo Civitavecchia e Tibber, dopo 5 giornate, è un buon rollino di marcia, ma noi siamo consapevoli che siamo neopromossi, siamo consapevoli che questo campionato è molto duro, è molto equilibrato e il nostro obiettivo rimane quello che abbiamo annunciato in prestagione, e cioè quello di entrare nei playoff entro le prime 6, entro le prime 5. Questo è il nostro obiettivo, non è quello di stare proprio sulla sommità della classifica. Fino adesso ci siamo stati con merito, adesso ne abbiamo persa una, sabato ci leccheremo durante la settimana le ferite e ci cercheremo di rigenerare dal punto di vista emotivo, e altra partita, altra corsa, ci metteremo il Civitavecchia alle spalle e andremo con la testa alta, con orgoglio e con consapevolezza ad affrontare queste doppia trasferta. Dunque, con Alessandro Porfido e Giovanni Coronini, iniziamo da Alessandro. Una partita tosta, di quelle che finora in stagione sostanzialmente non vi erano mai capitate. Un Civitavecchia che è arrivato qui deciso su quello che bisogna fare e vi ha sostanzialmente domati. Sì, diciamo di sì, Civitavecchia è una corazzata. Noi siamo stati bravi a non mollare mai nei momenti decisivi, arrivare pure meno 5, rialzarci, però poi pure le percentuali della serata ci hanno un po', diciamo, spenalizzato, quindi va bene così, però noi dobbiamo ripartire da questa sconfitta e dobbiamo andare avanti. Giovanni, una situazione che appunto non vi era mai capitata, una voglia che comunque si è vista, ne abbiamo parlato anche col coach. Sostanzialmente alla fine, sotto di 10, partono le strette di mano anticipate. Voi avete cercato di recuperare il pallone per cercare di fare più punti possibile. Sì, io sinceramente ho pensato anche a una differenza canestro futura, quindi nel senso è più che positivo pensare a questo, perché comunque Civitavecchia è una delle più squadre più forti del girone, quindi perché non provarci fino alla fine? Cioè, non vedo perché a 10 secondi alla fine dobbiamo mollare e metteremo in barca. Sicuramente voi che siete i giocatori più d'esperienza, dare questa mentalità ai giocatori più giovani non può che fare piacere e bene per il futuro. Ma sì, dobbiamo partire comunque da qua, siamo neopromossi, una squadra a semi giovane, comunque queste sono le basi, la voglia e l'attitudine prima di tutto. Tu che sei uno dei volti nuovi, come hai trovato questo ambiente, anche se comunque ormai la stagione è già nel vivo? Queste sono domande che si fanno all'inizio stagione, ma come ti sei trovato e come ti stai trovando? Guarda, l'ambiente già lo conoscevo, già avevo visto molta professionalità l'anno che stavo alla Fabiani e questo è stato pienamente confermato. Per quanto riguarda la squadra e il campionato, fino adesso non ho che da dire cose positive, comunque siamo partiti bene, siamo 4 su 5, penso che gli addetti ai lavori non pensavano un inizio così nostro e penso che anche noi ci avremmo messo la firma a un inizio così. Alessandro, l'ultima domanda sul prossimo turno, anzi sui prossimi turni, due trasferte consecutive, Lazio e poi Fondi, due avversarie sulla carta diametralmente opposte, una abbordabile teoricamente e una che sta attraversando un inizio di campionato un po' così, come le preparerete? Noi prepareremo con la stessa mentalità di Civitavecchia, di Anzio, tutte le partite che abbiamo preparato. In questo girone, diciamo, anche l'ultimo può vincere con la prima, soprattutto in casa. Il Lazio è un'ottima squadra, dobbiamo andare lì con questa mentalità e andremo avanti. La stessa cosa a Fondi, sarà un derby e andremo lì per vincere come ogni partita che faremo.